La partita dell'angoscia e della speranza parte da queste immagini, con l'esodo di 6.000 tifosi veronesi, con la folcloristica passione dei fedelissimi romagnoli, con il Cesena timoroso e condizionato dalle notizie di Udine e Firenze, e con il Verona in lucida condizione atletica, sicuro in difesa ma non troppo spregiudicato in avanti. Bagnoli sostituisce Fanna con Magrin, Lippi toglie Turchetta e inserisce la torre Djupic. Può segnare il Verona, ma segna il Cesena. Il gol che vale i pianti di gioia e la Serie A cesenate scocca a 12 minuti dalla fine. Domini lancia Agostini che, in ossequio al suo soprannome, Condor, vola sulla salvezza così. Per il cannoniere il 12° sigillo campionato, per il Verona e forse per tutto il Veneto, a 5 anni dallo scudetto e la caduta nella grande tristezza. Ci voleva. L'ultima partita in bianco nero, potevo solo fare un regalo a questi tifosi. Suoi gol, sono contentissimo. Condor! Li ringrazio moltissimo. Perché domani mi hanno fatto tantissimo. E ci rivediamo ancora. Ciao a tutti. Dunque, io voglio ringraziare alla grande questi ragazzi che sono stati eccezionali. Un pensiero anche a chi purtroppo non è riuscito a raggiungere questo obiettivo perché ha sofferto anche loro come noi. Però io adesso gioisco. Io sono entrato in campo e mi veniva da piangere. Ora non mi vergogno. Ho iniziato a piangere e vado avanti ancora a piangere.